direte voi perché stiamo guardando questo mobile? Allora, oggi vi insegnerò a montare un mobile del genere con i cassettoni. Perché? Perché a volte nella vita magari serve solo un mobile del genere e non lo comprate perché bisogna montarlo. Sinceramente montarlo non è semplice, però basta seguire dei passaggi logici. Quindi ci sta una logica per montare un mobile del genere e quindi a più tardi vi faccio vedere tutti i procedimenti che servono per montare un mobile così. Questi procedimenti valgono per tutti i tipi di mobili che volete comprare, che sia esso economico, buono di qualità, eccetera. Quindi a più tardi. Voilà! Allora, questo qua è il mobile come si presenta. Noi a volte, ripeto, per montare questi mobili a volte non li compriamo perché li dobbiamo montare e sembrano praticamente noiosi. Il problema di questi mobili è proprio lo schema. Lo schema non dà la gioia di acquistare un prodotto del genere perché bisogna montarlo e quando ti deve seguire per schema è qualcosa di orribile. Allora è ovvio che, per esempio, vedete questo mobile. Allora, questo mobile è un mobile antico. Allora è un mobile che si può smontare e montare come volete voi perché non ha bisogno di colla, semplicemente perché è un mobile pregiato, un mobile antico, anche vedete la qualità del legno come sarà differente, mentre questi mobili che sono moderni, che noi andremo a montare, sono dei mobili di scarsa qualità, quindi devono essere incollati. E quindi automaticamente, una volta montato il mobile, se volesse smontarlo non ve lo consiglio perché si rompe totalmente. Allora, quindi adesso vediamo un po' che cosa abbiamo noi all'interno di questa scatola per montare il nostro mobile e i vari passaggi per montarlo in modo senza guardare neanche lo schema. Allora ragazzi, quindi abbiamo smontato il abbiamo aperto il nostro scatolo ed è uscito tutto questo. All'apparenza sembra veramente un qualcosa di drammatico, nel senso che dici vai a montare questo mobile. Allora, il problema sta, io questo video lo sto facendo per sollecitare a voi la voglia di fare delle cose in casa, non sempre chiamare l'elettricista oppure questo qua che ti viene a montare un mobile o altre cose del genere, che ne so, a mettere dei battiscopa per esempio, mettere delle luci nuove. Quindi questi sono lavori di bricolage che potete fare da soli. Però è importante avere anche un po' di pazienza, non solo la professionalità, ma anche la pazienza è veramente importante. La prima cosa, dovete separare tutto quello che avete nello scatolo. Possibilmente, se non avesse la moquette, come in questo caso, io lo vorrei montare nella stanza che ho, dove ho la moquette, però, per non dare fastidio a Elio, perché logicamente un po' di rumori si fanno. E quindi è consigliabile mettere sempre degli asciugamani per evitare che i pezzi praticamente si possono rompere o ti possono graffiare. Allora, come vedete, ho separato tutto. Voi troverete mischiato nello scatolo perché loro mettono in posizione della grandezza del pezzo e quindi logicamente sarà mischiato. Allora dobbiamo andare con una certa logica, d'accordo? Allora, come sono formati i cassetti? Allora, i cassetti sono sempre così, sono tutti quanti lo stesso. Hanno la parte frontale, che è questa. Poi c'è il binario, come vedete, per far entrare il compensato che servirà per fare il fondo del cassetto. E poi abbiamo le barre laterali. Normalmente in tutti i mobili le barre laterali sono in questo modo. Allora, praticamente sono legate tra di loro
con questo adesivo più che altro, ed è un adesivo molto fragile, quindi cercate di non fare troppi movimenti, perché altrimenti si rompe e dovete incollare. Dopo il lavoro risulta abbastanza complicato. E vedete, anche loro hanno i binari per far entrare il tavolo di compensato. Quindi voi separate e incominciate a separare i cassetti. I cassetti sono tutti quanti lo stesso su per giù. Poi abbiamo la carcassa dove andranno i cassetti. Allora, dove andranno i cassetti? Questo rappresenterebbe la parte superiore del mobile, ok? Vedete che la parte superiore ha il lato buono che voi andrete a mettere davanti, perché altrimenti, e questo lato che è orribile che va dietro praticamente. Quindi fate sempre molta attenzione quando montate il mobile, perché questa parte è praticamente unilaterale, quindi non ha cioè non ha obbligazioni. Ecco, quindi fate attenzione quando montate la parte finale. E poi ci stanno i due compensati che vanno dietro al mobile alla fine, e quindi i due piantoni dove andremo a mettere i nostri binari. Quindi è sempre tutta una cosa che va di logica. In questo caso non abbiamo bisogno neanche dello schema, però comunque lo schema bisogna praticamente vederlo. Quindi questo qua che voi vedete, il mobile è finito. Allora, lo schema è preparato sempre iniziando dalla pagina numero 1 fino ad arrivare all'ultima pagina. Una volta che voi sarete arrivati all'ultima pagina, significa che avete montato il vostro mobile, d'accordo? Però noi non faremo così, noi andremo a livello di logica. La prima cosa che andremo a montare saranno proprio i cassetti, ed è la prima cosa che loro vi pongono, perché il cassetto ha bisogno di 2 ore circa per seccarsi. Quindi nel tempo che voi montate tutto il resto, quindi avrete la possibilità poi di finire completamente tutto il lavoro. Quindi come dobbiamo montare i nostri cassetti. Però un'altra cosa, voi avrete bisogno per fare questi lavori, questo vi parlo di qualsiasi tipo di mobile, ossia esso a ante, ossia esso con i cassetti, avete bisogno, oltre al materiale che fuoriesce, attenzione di non aprire tutto, non aprite tutto, perché a finire che perdete i pezzi, e qua i pezzi sono contati, 24 viti, e 24 viti voi avete, non è che ne avete 23 o 25. Quindi quello che avete bisogno all'infuori delle cose che escono nel pacco, nella confezione, avete bisogno di un giravite a stella o fisso medio, di media grandezza, uno piccolo, una forbice, un martello e, se servisse, dello scotch, perché sicuramente a qualcuno di voi capiterà che per mettere i cassetti questa parte, che praticamente fa la giuntura, si romperà. Quindi è una cosa molto importante avere lo scotch a portata di mano. Queste sono cose che non escono praticamente dal kit. Ma adesso andiamo a vedere come montare i cassetti. Voilà, allora ragazzi, è sempre fondamentale che sotto ai vostri piedi avete un qualcosa tipo del genere, quindi potete prendere il cartone della confezione. Quindi l'importante è che sotto ai piedi ci sta sempre qualcosa per evitare che il legno praticamente si danneggi, e poi pure per voi è meglio lavorare in questo modo. Allora, la prima cosa che noi dobbiamo fare è assicurarci che tutti gli elementi che ci servono, quindi le attrezzature, siano praticamente presenti vicino a noi, senza che ci alziamo, senza che andiamo avanti e indietro. Allora, quindi avremo la colla. In questo caso, perciò vi ho chiesto di prendere la forbice, perché andremo a tagliare il beccuccio per la colla,
il martello e il giravite, possibilmente questo fine. Voilà. Allora, quindi che cosa succede? Abbiamo il nostro cassetto. La prima cosa, dobbiamo fare in modo di mettere la colla qui nei laterali. Questa qua è una colla che ha un tempo di seccaggio all'incirca di 2 ore. Se volesse voi qualcosa di più impegnativo, dovete prendere delle colle speciali per il legno. Quindi andiamo a mettere un po' di colla. Voilà. Adesso prendiamo il nostro fondo, quindi questo non è proprio il fondo ma è il frontale, ed andremo a mettere la colla nei buchi che voi vedete qui, dove andranno questi piccoli piedini del cassetto. Giusto una goccia, eh? Voilà. Ora prendiamo il nostro fondo, ok? E prendiamo la parte che è più bella, logicamente, quindi la riconoscerete, la parte lucida e la parte matta. E quindi la inserite qui nel binario senza mettere la colla. La colla qui non serve e può essere una cosa negativa metterla, perché vi fa da spessore e quindi dopo non possiamo chiudere il nostro cassetto. Allora, una volta che voi avete messo la base, chiudete il cassetto, i lati del cassetto, in questo modo, voilà, e quindi facciamo entrare il fondo nei binari. Potete logicamente anche allargare adesso, ok? Quindi con un'operazione semplice voi andate a pressare senza troppo forzare, perché altrimenti si rompono i lati. Se casomai non entrasse potete dare un colpo di martello, però dovete essere molto attenti perché si possono rompere i laterali. Quindi una volta che abbiamo preso bene le misure facciamo un bel colpo netto e il cassetto è praticamente entrato da questo lato, non ancora, voilà, è entrato, ok? Allora adesso questo cassetto, che è formato, vedete, noi ci abbiamo messo pochissimi secondi per farlo, adesso deve seccare un paio d'ore, quindi ripetete tutta l'operazione per i cassetti che voi avete. Adesso vi faccio vedere un'altra volta l'operazione con il secondo cassetto. Allora, ripetiamo l'operazione per il secondo cassetto, però vi faccio vedere logicamente solo questo. Aprite la parte laterale, quindi in questo modo, voilà. Mettete la colla in dotazione, oppure volesse una colla migliore, comprate la colla per il legno. Vedete che le immagini non sono praticamente accelerate. Vedete in quanto tempo stiamo montando il mobile. Quindi prendete la parte frontale, mettete la colla nei buchi dove andranno, vedete qui i buchi, non nel binario, nei buchi dove andranno i piedi del laterale del cassetto,
Quindi mettete una bella goccia di colla. Voilà. Chiudete il cassetto, potete anche non chiuderlo adesso. L'importante è mettere il fondo. Il fondo deve andare il lato, vedete, il lato lucido, il lato bello. Il lato opaco lo mettete di dietro, guardate, quindi lo mettete nel binario, non vi preoccupate, non cade, vedete? Quindi prendete il nostro laterale, chiudete dove avete messo quindi la colla, voilà, fate entrare. Fate entrare il tutto nel binario, potete anche allargare, intanto come ho detto la colla impiega praticamente un po' di tempo. Una volta che avete messo bene e siete convinti che è andato per bene tutto, fate un bel colpettino secco. Ancora, voilà, immobile, il cassetto è praticamente pronto. Ok? Adesso vi faccio vedere poi i cassetti finiti. Voilà ragazzi, allora, quindi abbiamo montato i nostri cassetti e come vedete, nonostante che io l'ho montato senza seguire lo schema, andando per la logica. Però logicamente io già sono, diciamo, un esperto perché questo sistema vale per tutte le cose che sono di montaggio, anche gli espositori. Però come vedete, anche a me, che so come devo fare, si è rotto la parte qui di questo cassetto e quindi ho utilizzato lo scotch. Perché questa è una cosa che capita, sicuramente perché la parte qui, l'angolo è molto 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 fragile, quindi automaticamente è una cosa che può benissimo capitare a chiunque. Quindi se capitasse, senza perdere il controllo, un po' di scotch e date quindi il tempo ai cassetti praticamente di seccarsi. Allora, secondo lo schema, io adesso dovrei montare le maniglie, ma montare le maniglie adesso non mi conviene. Perché adesso i cassetti sono per il momento fragili, nel senso che la colla non si è seccata. Quindi automaticamente quando io lo vado a muovere c'è il rischio che il cassetto si smonta un'altra volta. Allora io invece da furbo lo faccio seccare per 2 ore. Quindi lo schema non lo ascoltiamo. Però adesso dobbiamo montarci la carcassa. Secondo lo schema, io praticamente mi dovrei montare tutta la carcassa e poi dopo i binari. Ma a me questo sistema non mi conviene. Allora, la prima cosa che noi andremo a fare sarà quella di montare praticamente i binari. Perché è la parte, diciamo, più complessa. Una cosa è che voi avete montato così il mobile e poi andate a montare i binari, è una cosa che adesso montate i binari e poi dopo il mobile, quindi vi risulta tutto molto più semplice. Come vedete, alcuni cassetti hanno i separatori. Questo separatore va in un cassetto specifico in cui ha praticamente i 2 buchi. Ma io adesso non lo utilizzo, lo utilizzerò alla fine quando si sono totalmente seccati. Per farli seccare devono passare all'incirca un paio d'ore. Oppure, se non volete utilizzare quella colla che è in dotazione, potete utilizzare qualche colla che sia più rapida ed adatta per il legno. Ma adesso pensiamo a montare i binari del mobile. Vi consiglio di montarli prima perché una volta che voi avesse montato la carcassa, praticamente montare i binari dopo risulta veramente molto difficile. Invece voi andate a montare i binari prima. Adesso vi faccio vedere come si fa. Voilà. Allora, adesso è arrivato il momento che può sembrare per tante persone un incubo e rappresenterebbe quella di montare praticamente il binario.
Allora, perché qui su questa tavola, praticamente in questo momento vedete una marea di buchi. Direte, ma dove devo metterli questi binari? Allora, vedete buchi qua, buchi più grandi, buchi più piccoli. Quindi potete praticamente andare al manicomio. Allora, il binario. Queste qua rappresenterebbero le maniglie che mettiamo praticamente da parte. Ora, questi qua rappresenterebbero i binari. Ce ne sono 12, perché i cassetti sono 6 e devono andare 6 binari da un lato e 6 binari dall'altro. È necessario che voi vi contate che ci siano tutti i pezzi prima di montare. È necessario anche un'altra cosa, di vedere se il binario funziona correttamente, che non ha attrito. Se avesse un attrito, cioè che è difficile praticamente, che va avanti e indietro, vi conviene olearlo adesso, quindi in questo momento. Quindi assicuratevi così velocemente se i binari praticamente partono. Voilà, abbiamo quindi controllato tutto. Voilà, sono tutti perfetti, non hanno sbalzi, non hanno attrito, quindi sono praticamente tutti perfetti. Allora, i binari hanno una parte fissa e una parte mobile. La parte fissa è quella che verrà applicata a questo piantone, la parte mobile è quella che verrà applicata al cassetto. Allora, non fate adesso il servizio dei cassetti. I cassetti devono rimanere adesso a seccare un paio d'ore. Quindi la prima cosa, montatevi tutti i binari su entrambi i piantoni. Quindi adesso arriva il momento per voi che può essere un po' più complicato, è quello di capire le viti. Allora, a prescindere dal fatto che ogni pezzo ha le viti che sono contate, sono tutte quante contate le viti, ne sono 24 e 24 viti voi avrete, non di più. Quindi in questo momento, a parte su un tavolo possibilmente con il fondo bianco, separatevi tutte le viti che avete nelle bustine. Allora, ragazzi, quindi passiamo al momento che può essere quello là più diciamo complesso. Allora, praticamente voi dovete sempre pensare che il binario porta a far uscire fuori il cassetto, ok? Allora, quindi una volta che voi avete individuato la posizione, voilà, è molto importante che qua non fate errori. Quindi se cioè, è molto importante che voi dovete sapere che il cassetto deve uscire di questa proporzione fuori dal mobile. Se noi lo mettessimo da quest'altro lato, guardate, il cassetto non fuoriesce più dal mobile. Quindi una volta che voi avete individuato la posizione giusta, dovete fare così con tutte e sei i binari. Quindi individuate le viti, ed ecco qua il famoso giravite a stella. Una cosa che io mi raccomando è che non dovete mai assolutamente stringere tutta la vite fino alla fine, fin quando non avete montato l'altra vite. Quindi individuate il buco, è tutto preciso, Ok, allora adesso stringete forte anche l'altra vite. Voilà, ed avete montato il primo binario. Quindi adesso potete pensare a montare tutti gli altri binari, sempre con lo stesso procedimento, sia da un lato che dall'altro. Quindi non avete assolutamente problemi.
Allora, ragazzi, come vedete, abbiamo montato i nostri binari. Allora, è necessario che voi finite l'operazione ad ogni piantone che voi farete, finite per bene l'operazione, controllate che avete fatto tutto bene e mettete tutte le viti dove devono andare. Allora, questa vite è una vite molto particolare, perché è una vite che servirà per dare forza alla barra laterale per completare così il quadrato. Quindi non riprendete il mobile o il piantone due volte, fate sempre tutto contemporaneamente. Quindi adesso approfittate e mettete le viti. Voilà. Una volta che quindi avete terminato, dovete adesso mettere i piedi a questo tavolino per fare in modo che vanno a incastro con gli altri pezzi. Come si fa? Logicamente esce in rotazione il piede che serve per incastrare due legni. Logicamente va inserito nel buco che voi troverete qui. Adesso ve lo faccio vedere. Voilà. Con la rispettiva colla che avete sempre in dotazione. Quindi andiamo a inserire il nostro piede qua e qua, e con un colpo leggero di martello le incastriamo per bene fino a quando non scendono sotto. Vedete? Voilà. Assicuriamoci che all'altro lato. Ok, allora, all'altro lato non ci sono praticamente i piedi. Questi piedi andranno collegati sicuramente nella base. Adesso vi faccio vedere. Quindi, una volta terminato questa operazione, fate l'altro piantone, quindi andate a mettere gli altri binari. Noi non stiamo seguendo lo schema, perché se seguissi lo schema mi sarebbe tutto molto più complesso, tutto molto più complicato. Allora, quindi pensiamo all'altro l'altro piantone dove andremo a mettere le nostre staffe. Voilà, ragazzi! E quindi abbiamo finito di montare anche quest'altro piantone. Vedete, abbiamo messo i due piedi qua, i due piedini piccolini, abbiamo messo tutte le cerniere, le due viti. Ok, adesso dobbiamo pensare a montare la carcassa, quindi andremo a montare il tutto e poi andremo a mettere le maniglie ai nostri cassetti. Come vedete, la registrazione logicamente è durata un po' di più perché mi trovo qui a spiegare, però per montare il tutto ho impiegato il tutto compreso i cassetti, sono neanche una mezz'oretta, quindi un lavoro molto rapido, molto veloce. Logicamente perché sto spiegando, eccetera. Ok, allora adesso vi faccio vedere come si monta tutta la situazione. Allora, ragazzi, adesso dobbiamo unire i pezzi. Quindi prendete i due piantoni e allora, adesso dobbiamo mettere i piedi di supporto.
queste staffe. Allora, la prima cosa che dovete mettere allora, quindi la cosa che dovete mettere adesso sono i quattro piedi. Come vedete sono 2, 4. Allora, qui andranno solo due piedi per staffa. Allora, qua avete due buchi, uno è più grande e uno è più piccolo. In uno più piccolo andrà la vite, in quello più grande andrà praticamente il piedino di legno. Voilà, quindi andiamo a montare l'altro piede. Voilà. Voilà. Allora, qui abbiamo montato quindi il primo piede, adesso penseremo a montare il secondo. Allora, adesso quindi mettete questo lato buono davanti voilà, e quindi adesso lo dovete girare. Voilà, quindi queste viti che vanno nella parte del legno, sono delle viti rotonde, vanno incastrate così e poi si gira in modo che i pezzi non si muovono più. Ok, allora abbiamo quasi terminato. Allora, pausa caffè e riprendiamo subito. Voilà, allora ragazzi, quindi abbiamo praticamente costruito la nostra carcassa. Come vedete non è praticamente stabile, non è stabile perché dobbiamo introdurre poi il fondo che andrà qui dietro, ed è molto importante questo fondo perché poi dà la stabilità a tutto il mobile.
Allora, adesso andremo a completare i cassetti. Intendo mettere la maniglia, che sarebbe questa, e in più anche questi sostegni che serviranno per il fondo, dare quindi una forza al fondo. In genere loro consigliano sempre di farlo dopo, però io invece vi consiglio di farlo adesso e fatelo sempre in modo molto delicato. Perché diciamo che la colla è ancora, non, cioè, mo è secca la colla, però meglio evitare, e quindi fate le cose molto delicatamente. Allora, quindi adesso facciamo l'operazione del cassetto. Voilà ragazzi, allora adesso come vedete le viti sono sempre più poche. E quindi è facile una separazione ed è facile anche una comprensione. Quindi automaticamente quando avrete montato le maniglie e i sostegni che servono per mantenere più stabile, più forte il fondo del cassetto, praticamente rimarranno solo delle viti che serviranno per mettere i cassetti al suo posto. Quindi, allora, iniziamo subito con le maniglie. Maniglie in genere sono sempre le stesse, cambiano i modelli, hanno logicamente le loro posizioni di viti. Voilà. E quindi stringete una vite alla volta. Voilà, un po' di qua, un po' di là. Così vi trovate. Ben saldo e ben messo la maniglia. Ok, questa operazione, come dice lo schema, è un'operazione che bisogna fare una volta che avete montato. Allora, siccome è ancora delicato, quindi fate le operazioni in modo delicate. Voilà. Adesso prendete questi supporti. Il procedimento è quasi uguale per tutti i cassetti. Voilà, uno per ogni lato. Prendete le viti fissando. La calma è la virtù dei forti. Arrivate al termine senza problemi. Voilà, come vedete adesso è ben fermo tutto. Il cassetto è pronto. Quindi ripetete l'operazione per tutti i cassetti. Voilà, ragazzi, allora abbiamo così terminato i cassetti. Sono completamente finiti, pronti ad essere installati. Vaffanculo! Venite, non pisciare, mo, non rompere i coglioni. Ok, allora, prima di fissare il fondo, dobbiamo fissare due gancetti. Sono questi, che sembrano una cretinata, ma sono i pezzi più importanti di tutto, perché sono i pezzi che bloccano praticamente il fondo. E il fondo, una volta che è bloccato, praticamente si è stabilizzato tutto. Allora, i primi a essere montati devono essere questi. Poi andremo a montare i cassetti e poi alla fine il fondo e il mobile è praticamente terminato. A più tardi. Allora ragazzi, adesso provvederemo a mettere i cassetti. Vi volevo far capire questa cosa prima di mettere i cassetti. Allora, per quanto riguarda i binari. Allora, i binari, per non imbrogliarsi, perché vedete, i binari hanno tutti e due i sensi. Questo gioco serve solo semplicemente per avvitare la vite al legno, quindi fissare il binario. Ora il cassetto va qui. Allora, per non imbrogliarvi con i sensi del binario, perché vedete che
in entrambi i lati il binario ha senso. Allora, onde evitare di trovarvi dopo in una crisi esistenziale, è importante guardare sempre il senso della freccia. Tutti i binari sono così composti, vedete? Guardate il senso della freccia, quindi sapete che dietro qui ci deve venire il fondo. Il senso della freccia fa capire che il cassetto si deve aprire in questo senso, quindi praticamente il binario l'avete montato bene, perché altrimenti può essere che l'avete montato nel lato inverso e quindi dopo il cassetto non lo potete applicare perché ha le sue forature, i suoi fori giusti, i suoi fori, quindi dopo non lo potete avvitare e andate a manicomio. Questa è una cosa molto importante. Prima di incominciare a mettere i cassetti, vedete se avete messo bene il senso del binario, d'accordo? Allora, quindi adesso noi abbiamo visto tutti i sensi del binario, sono ok, sia da questo lato sia da quest'altro. Allora, tutto a posto. Adesso logicamente è tutto sporcato di grasso dei binari, che i binari hanno anche già di per sé un po' di grasso, e quindi automaticamente adesso andremo a fare una pulita dove poi non si pulirà più e dove non andremo a mettere più le mani, perché dopo non è che ci mettiamo a togliere i cassetti per pulire l'interno. Quindi adesso facciamo una pulizia generale qui internamente e poi andremo a mettere i cassetti. Voilà ragazzi, e quindi abbiamo praticamente pulito tutto il mobile internamente. Adesso mettiamo i cassetti. I cassetti devono essere messi sempre dall'ultimo al primo, perché quando voi fate il montaggio dei cassetti, il cassetto quello più sotto praticamente vi punge da appoggio per il cassetto che voi state montando. Quindi adesso montiamo questo, poi montiamo il secondo qui, e quindi questo cassetto farà da appoggio all'altro cassetto, quindi è molto più facile per voi lavorare. Quindi iniziate sempre dall'ultimo cassetto fino ad arrivare al primo. Voilà, adesso quindi siamo nella fase di montaggio dei cassetti. Allora, tirate fuori il binario, come in questo caso tutto. Dovete cercare di far entrare il cassetto già stesso nel binario. Voilà. Quindi aiutatevi con le mani. Voilà. Come ripeto sempre, mai avvitare tutto, sempre un po' alla volta. Scusate. Là, fissato il primo, andiamo a fissare il secondo. Ah, oh, ma c'è di Simo. Mon gilet le foulard. Très bien. Bravo, hein. La chérie, il y a Lilou qui a besoin de toi. Oui, non, ici. Per chi ti può mettere tutte le cose, pas de vêtements. Le document, d'accord. Les papiers, tout ça. Oui. Voilà ragazzi, allora abbiamo quindi avvitato tutto per bene. Voilà. Bello, eh? E quindi fate così con tutti i cassetti. Logicamente provate. Quando avete finito un cassetto, provate sempre se tutto funziona correttamente. È meglio farlo adesso il test che dopo. Non dovete essere mai sicuri di aver fatto il lavoro per bene. Dovete sempre testare di aver fatto il lavoro per bene, perché quando siete sicuri, troppo sicuri,
praticamente va a finire che qualche cosa viene sbagliata e quindi dovete ricominciare e quindi perdere tempo. Quindi testato che il cassetto è buono, passate ad un altro cassetto. Voilà, allora ragazzi, che ne pensate? Allora, per il momento logicamente si deve pulire adesso. Adesso è quindi quasi finito. Adesso andiamo a mettere praticamente il pezzo più importante che poi darà la stabilizzazione di tutto, diciamo, di tutta la cassettiera. Voilà. Allora, per quanto riguarda la parte di dietro, voi avrete questo tipo di gancetto a T che servirà per unire tutti e due i pezzi alla base di sotto, da avvitare sempre con le viti che escono in dotazione, e poi avrete questi chiodini da falegname per mettere la tavola. Allora, prima operazione da fare è cercare di incastrare per bene il legno, quindi la base, nelle linguette che vi ho fatto vedere poc'anzi. Voilà. Voilà ragazzi, lavoro terminato. Ecco qua, pulito, sistemato. Voilà. Bello, eh? Senza problemi a niente. Cassetti utili che verranno riempiti con tutte le telecamere. Io? Oh no? Bello, eh? Dite sapere il prezzo? L'hai già visto? 49 euro. Voilà, ve l'ho detto. 99 euro, una bellissima cassettiera. Solo che ve la diamo da voi. Quindi anima e coraggio. Intanto è anche divertente comunque. E poi imparate a fare sempre più cose. La cultura non è tanto il parlare bene. La cultura è cercare di saper fare più cose possibili. Allora, è di conoscere poi più cose possibili. Sono tante persone che si ritengono dei professori, ma alla fine della vita non capiscono e non conoscono niente. Allora, ciao ciao a tutti. Da Paolo Orlando, Telegarage Mare Viaggi, spero che sia stato utile per voi questo video. Comunque, seguite le prassi, incominciate a montare qualche mobile, vedete che sarà tutto più semplice. Ciao ciao a tutti.